commenterò ovviamente con Stefano Nava. È sempre un piacere, Piero. Amici a casa, ci siete? Siete pronti? Eh sì, mi rivolgo a voi. Mettetevi comodi, allacciate le cinture, perché ho l'impressione che ne vedremo delle belle. Prepariamoci dunque ad assistere a questa sfida fra Fiorentina e Sampdoria. Stefano, quali sono le tue considerazioni sulla squadra di casa? Mancano due giornate alla fine del campionato e vorranno sfruttarle per ottenere altrettante vittorie e dimostrare ai propri tifosi l'attaccamento alla maglia. Sono davvero curioso di vedere all'opera la nuova Fiorentina, i nuovi acquisti, chiamati nel compito non facile di riscattare stagioni così così. Eh sì, Pier, pubblico competente, quello viola raffinato, abituato a grandi campioni, ma che per troppo tempo ha visto la propria squadra fuori dalla lotta per traguardi importanti. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. Si comincia con la Fiorentina in possesso di palla. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto dipenderà dallo spazio concesso loro, dalla difesa avversaria. Ecco qui la formazione della Samp. Occhio al pallone filtrante. La respinta di pugno. Baden. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Grande intervento del difensore, la risolve lui. Biraghi. Bader. Occhio all'avanzata dei Viola. La traiettoria verso il centro. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Ecco uno dei protagonisti annunciati del match. La sua squadra punta davvero molto su di lui. È uno che sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto quando si tratta di concludere l'azione. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. C'è spazio per andare. Sventa qui la minaccia. Gaston Ramirez. Zapata. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Ci sono metri a disposizione. Palla vagante. Ecco Pret. Duván Zapata. Occhio a Quagliare. E c'è la conclusione. Allontana il difensore su questo tiro. Tero. Palla recuperata, azione interrotta. Manovra interrotta dagli avversari. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Gaston Ramirez. Occhio, cerca l'area di rigore. Ottimo intervento. Biraghi. Tero. Badel. Buona triangolazione. Laurini. Punta l'area. Benassi. Respinge il difensore. Gaston Ramirez, buona l'idea qui. Pret!
qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore, sappiamo che può e deve fare molto meglio. Biraghi si avvicina all'area, contrasto eccezionale, preferisce ripartire dal portiere. Vantaggio dunque, si gioca. Bravo l'arbitro qui. Benassi, sicuro intervento del portiere che va in presa. Ferrari, Quagliarella. Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco. Duván Zapata. Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Perfetto il cross, perfetta la scelta di tempo. Ha dovuto solo metterci la testa. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Biraghi. Badelli. Guadagna metri verso l'area. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Laurini. Biraghi. Palla girata sulla fascia. Laurini. La difesa spazza via il pallone. Rimessa laterale da posizione avanzata. La traiettoria verso il centro. Vedremo se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina per trovare il gol del pari. Qui possiamo rivedere il gol che consente adesso di condurre il match. Ovviamente lo possiamo apprezzare con questo replay. Stacco di testa perentoria, ha superato il portiere. Al corner, sono 3 i minuti di recupero. Gol solo sfiorato qui, pallone che finisce non lontano dal palo. La strisciata troppo, se l'avesse presa piena probabilmente sarebbe stata una occasione vincente. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Silvestre. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ecco Badel. Occhio a Benassi. Grande intervento del portiere. Corner per i viola. Palla messa in mezzo, azione che sfuma. Ecco Badel. Palla che viene rilanciata in avanti.
Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio. Ecco qui la formazione, occhio al pallone filtrante. La respinta di pugno. Squadra che torna in campo per la ripresa con la Samp in vantaggio. Benassi. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Gaston Ramirez. Ci sono metri a disposizione. Duván Zapata. Pret. Berezinski. Vediamo se crossa. Ecco Pret. E il pallone se ne va via. Ripartono in campo aperto. Tocco verticale interessante. Può metterla da lì. Palla in out, sarà corner. Può essere una buona chance per pareggiare. Salgono anche i saltatori per sfruttarla. Sceglie l'appoggio. La mette in mezzo. Attenzione, ecco il gol. Calcio d'angolo battuto alla perfezione. È arrivato il gol. Bellissimo gol. Di sicuro non frutto di una giocata casuale. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Ottimo il calcio d'angolo battuto dalla sinistra, un gol davvero bello. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Pret. Tero. Benassi. Occhio all'avanzata dei Viola. Nessun problema con l'uscita del portiere. Pezzella. E possono ripartire. L'arbitro ferma il gioco e assegna punizione contro la Fiorentina. Duván Zapata. Che palla che è riuscito a intercettare. La gioca profonda verso l'attaccante. Attenzione, pericolo. È un gol che premia i loro sforzi, il loro gioco, la loro ricerca del gol che finalmente è arrivato. Vantaggio strameritato. Il gol era nell'aria, si respirava già da diversi minuti. Ed ecco che è puntualmente arrivato. L'ha messa sotto la traversa senza lasciare scampo al portiere. Conclusione precisissima, ha rischiato. Non so onestamente se volesse metterla proprio lì. Il punteggio adesso è di 2-1. Pret. Recupera palla intercettando bene il pallone. Laurini. Premia la corsa sulla fascia. Palla intercettata bene in posizione interessante. Quagliarella. C'è spazio per andare. È stato fermato dal difensore. C'è spazio davanti.
buono l'intervento del difensore che spazza via. Quagliarella chiude bene il triangolo, possibilità di contropiede, vantaggio dunque, si gioca. Bravo l'arbitro qui, ha spazio per andare, perde palla. Mancano 20 minuti alla fine. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Arretrano il raggio d'azione invitando in pratica gli avversari a fare la partita e attaccare. Occhio a Terot. Alla lunga sul secondo. Non trattiene, attenzione. Sicuro qui l'intervento del portiere. Guadagna metri verso l'area. La mette in mezzo, grande intervento del portiere, una parata che vale quanto un gol. Benassi, Laurini. Pallone profondo, pericoloso. Ci sono metri a disposizione. Chiesa! Provvidenziale qui il portiere che salva la sua porta. Che parata ha fatto Pier. Pazzesco, incredibile. Io l'avevo già vista dentro. Occhio a Benassi. Biraghi. Occhio a Benassi. Ha perso il pallone. Occhio a Benassi. Si affidano alla circolazione di palla. Tiki-taka per creare gli spazi. Qui è esagerato con la potenza, pallone raccolto dal portiere. Mancano 8 minuti al termine della partita. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Berezinski. Pret. Attenzione al movimento dei compagni. Bel passaggio. Si lascia intercettare il passaggio. Tutto può succedere ancora in questi minuti finali. Grande adrenalina in campo. Biraghi. Badelli. Laurini. Ecco Badel. Parte il tiro. Decisivo qui il portiere che evita il doppio svantaggio alla sua squadra. Possono ancora sperare di raggiungere almeno un pareggio in questo finale. Cambio nelle file della Samp. Palla messa in mezzo. Va con i pugni il portiere. Murato dal difensore. Berezinski. Ci saranno 3 minuti di recupero, Pier. C'è spazio per andare. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Berezinski. Sale addirittura il portiere per sfruttare questo corner. Palla in out, corner per la Samp. Occhio al corner, nulla di fatto qui. Palla che termina fuori, sarà... Ecco il triplice fischio dell'arbitro. E l'arbitro mette la parola fine su questo match, ovviamente molto sentito, molto emozionante, soprattutto per i tifosi. Si è visto e si è sentito, tra queste due squadre c'era grande rivalità, entrambe hanno dato però il massimo, battendosi fino all'ultimo minuto. I vincitori stasera faranno sicuramente tardi, festeggiare come si deve,